Attenzione, il video che vedrete contiene un gioco in closed beta, quindi già solo per questo è meglio di Fortnite. Come dici? Non ha senso quello che ho detto. E nemmeno Fortnite ha senso di esistere! Si sente, si sente la voce soave, la voce soave, la voce soave. Vabbè, ok, basta. Si sente, bentornati. Siamo tornati su Rem Royale di nuovo. Perché mi va di giocare a Rem Royale? Ma che disdetta! Vabbè, ok, come avevo promesso nel video precedente, oggi faremo a squadre, perché sì, tanto chi se ne frega. Stiamo qui per provare tutto quello che questo gioco per il momento ha da offrire, quindi squadre sia. Faremo tre partite. Ovviamente vedrete solo gli highlights di tutte e tre queste partite, perché giustamente il video di prima, cioè il video precedente su Rainbow Live, ho fatto vedere una partita intera e tutto quello che si fa nel corso di una partita. Quindi è durata 20 minuti, ma solo perché ho fatto vedere tutto. Adesso invece no, non avete necessità di vedere tutto quanto, vi farò vedere solo gli highlights, qualche cosa di quando prendo le armi più importanti e quando ci saranno degli scontri a fuoco. È la parte clou, ovviamente, quando cioè, mancano poche persone, sembra che sono schiatto prima. Nel caso ci sarà anche la parte finale. Ci vediamo alla lobby. Eccoci qua, ci siamo. Allora, sono indeciso. Cosa vogliamo provare oggi? Non voglio fare di nuovo la cacciatrice perché ho fatto sempre, sempre lì fino adesso. Non saprei. Assassino? Assassino, vai. Oggi andiamo di assassino. Ciao belli, allora siamo con Mr. Creepanic 12, D732 Mass e Oscar the Dark, con la K Oscar ovviamente. Quindi non so se Ezre the Dezg o veramente persona italiana che non sa scrivere parola con Oscar con la C. Andiamo, andiamo belli, andiamo. Senza schiattare preferibilmente. Il problema è questo, ma dove ci buttiamo? Io direi di buttarci qua. O vogliamo seguire i nostri compagni? Allora, seguiamo i miei compagni, oh. Vogliono andare tutti qua. E via. Il problema è come ci arrivo fino a là? Cioè, ci arrivo? Non so se ci arrivo. Proviamo. Whee! In squadra! Schiatteremo male, ma che se ne frega! Allora, io vado a prendermi quelle case là. Proprio quelle case in fondo, in fondo. Potrebbe esserci qualcosa, sperando che ci sia qualcosa. Ah, queste sono le rovine, come ieri. Oh merda, c'era qualcosa là sopra, non l'ho visto. Queste sono pozioni. E vabbè. Allora, questo qua cosa c'hai? Ah, il teletrasporto, perfetto. Diciamo che può aiutare relativamente. Il fucile. Un altro fucile, non ci aiuta. Ah no, merda. L'ho disintegrato, mi serviva. Vabbè. Mi sa che non era niente, era il charge. Il charge non mi serviva un cazzo. Un altro rifle? No. Pozioni. Questa è tutta roba mia, grazie. Usiamo l'armatura. Yeah, motherfucker. Oh, che culo! Il drop! Oh, lo prendo io. Sperando che non viene qualcuno a massacrarmi. Non dovrebbe venire nessuno. Siamo abbastanza isolati. Mio e mio. No, questo qua e questo qua. Perfetto. Abbiamo un revolver leggendario e un fucile. Bello. Che culo, un'altra cosa di pozioni. Tutto mio. Il trofeo è mio. Tutto mio. Forse devo prendere lo shotgun, però vabbè. Per il momento ci stiamo con queste armi qua. Ora, la cosa che mi chiedo io è, ma le chest sono apribili da tutti? Oppure... Sembra sparare. Di questo è meglio di questo. Questo era? No, non ci serve. Questo? Firebomb non ci serve. Le pozioni non ce ne sono. Dove vogliamo andare, tizi?
Forse è meglio se lutto ancora un po', non si sa mai. Le ceste, se le apre qualcuno, vengono consumati? No, a quanto pare no. Sì. Se uso questo, che succede? Ok, questo non ci serve. Andiamo. C'è un'altra cesta là sopra, però non penso che sia necessario voltarla adesso. Ah, ma noi stiamo dentro l'area sicura pure, che culo. Cioè, siamo partiti proprio alla grande. Non dobbiamo fare letteralmente un cazzo. Non solo stare attento a non morire male. Quello sì. Ah, questa è l'abilità della maga. Buona, buona. Ci serve per scappare. Forse è meglio lo scudo. Sì, è meglio lo scudo. Togli questo. Questo togli. Apri questo. Dammi qua. Qua sicuramente c'è una cesta sopra, per forza. E infatti. Apri qua. Sì, questa è l'arma di Groover praticamente. Sì, buona, ce la prendiamo subito. Quella del Dodge, però non ci serve, tanto abbiamo Soar, che è ancora meglio. Cioè, possiamo fare questo, cazzo. Guarda che figo. Possiamo volare. Sono una fata. Io vado alla forgia. Tanto ho abbastanza cose per formare. Cioè, per craftare un po' di roba. Venite con me, miei prudi cavalieri. C'è gente. C'è gente, ho visto qualcuno. No. Tanto sembrava... No, bastardo! Bastardo, prendila! Faccio così, succede. Si è rubato il perk! Si è preso il perk! Lo stronzo, la runa, si è presa lui. Bastardo, me lo ricorderò. Ok, qua la forgia però non sta in questo palazzo, vero? E infatti sta qua. Apriamo questo. Un'abilità di movimento epica e una runa. Ci servono tutte e tre. Ci mettiamo così, piegati. E appena arriva qualcuno gli facciamo mens. Mens, 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 mens. 3, 2, 1. Prendi qua. Allora, uno. Beviamo. Due. Ehi, da azzardare, eh. Da rubare roba mia. Ehi. Qui manca un'abilità, ehi. Ehi, signora. Qualcuno si è fottuto la mia abilità. Non va bene. Non va bene proprio. Non va bene, non mi piace. No, no. No, no. No. Mi direi che siamo pronti. Possiamo andare. Prendi qua. Ghostwalker Revolver. Sì, assolutamente, facciamo questo. A chi sta sparando? Madonna! 900 danni. E l'ho ucciso io. Ah, voglio, dove andate? Cioè, mi fate capire cosa volete fare? Perché io mi sono rotto anche un po' il cazzo di rimanere fermo in questo punto. Sai com'è? Vorrei esplorare. Esploro. Esplorando il corpo umano, quante cose che impariamo. No, sbaglio. Ok, adesso la barriera si sta... Dove? Ha finito di sparare a random, cosa che non capisco se si sta agendo oppure no. Ma la forgia qua siamo già stati. Oh, craftiamo un'abilità a sto punto. Beh. È la bomba di Bombkin questa. E c'è pure un pochissimo cooldown, buono, va bene. Direi che va bene, interessante questa cosa. Sì, ma veramente volete camperare? Mamma mia, voglio... Che palle. Cioè, ho capito che ho un battle royale, però porca puttana, stiamo giocando a Fortnite. Oh, bravo, vedi, lo vedi com'è quel tizio, è bravo. Che sa quello che fa. Guarda, è fiero, guarda. Va proprio in cavalcheria, come si dice, cavalleria. Ah già, non si può salire. Sì, ma dov'è la festa, porca troia? Fino adesso ho fatto fuori solo una persona. No, mi dispiace, non dovete avere un cazzo. Mi piace dar fastidio. No. Aspetta. Ma allora posso prendere la roba mia? Oh no. Mi sa di no, sai? Cioè, uno apre... Però la roba che esce è roba sua, non è roba degli altri.
4, 3. Ah, infatti dice locked for, però per un po' di tempo, non per sempre. Dopodiché se uno per esempio non lo vuole, lo può dare a X, persona X. Un'altra volta la forgia volete andare, e vabbè, andiamo. Siamo in 10, 4 siamo noi, quindi mancano 6 persone. Un gruppo di 2 e un altro gruppo di 4. Ok, l'hanno fatto fuori, bravo. Posso mettere pure qui una mano scoperta, eh? E infatti vedo tutto. C'è gente. L'hanno visti, l'hanno visti. 7. Azz. Io mi prendo solo questo. Perfetto. Però prendetevi il resto. Dov'è? Ok, da lassù. C'è il giro. Madonna, l'ho shottata! Mamma mia! Prova a casa, bella! Lo faccio di meglio, guarda ora. Dov'è? Mamma mia, abbiamo vinto in 4! Che storia! Complimenti! Siamo stati fortissimi, nessuno di noi è morto, è incredibile, ma è così. Oh, un'altra vittoria in 4 per di più! Che è più facile, però vabbè, siamo stati bravissimi, cioè ho avuto un team di mostri, cioè, mamma mia, che roba, che cos'è incredibile. Diciamo che siamo stati anche fortunati perché stavamo proprio nel punto preciso dove stava la zona di salvezza, no? Però, siamo salvi, ci siamo salvati. Buono, buono, tanta roba, sono contento, abbiamo vinto un'altra battaglia, hai visto com'è questo gioco, hai visto o no? Tralasciando il fatto che, vabbè, sta partita è andata un buco, non è successo quasi un cazzo. Però ho fatto 3 kill, se non mi sbaglio, o 4, non ho contato bene, lascia fa. Mica cazzi. Ci vediamo alla prossima, dai, Ok. Allora, cosa vogliamo fare? Abbiamo fatto l'assassino, la cacciatrice è il nostro main. Io direi di fare dobbiamo fare la maga. Facciamo la maga, vai. Premo la maga. Stiamo col signor Swill 91. Dov'è? Dove? Dove che si trova? Dov'è il pusillanime? Dai. Eccolo qua. Salve. Perché cos'è il cerchio? C'è il menu? Cosa sono questi bug? Ma sono, se non erro, ci sono le gesture. No, non ci sono nemmeno le gesture. Cioè, nemmeno tipo di ciao o cose del genere, no? E li giriamo in tondo, cioè è proprio figo, guarda. Touch my boobs! No, scherzo. Come faccio a mettere per dire il segnalino? Con Xu. Oh, che belli questi bug. Che io metto il segnalino lì, però esce su un'altra parte. Allora, noi usciamo da qua, quindi devi andare qua. Ok, scendi, scendi, bello, scendi. No, Swill! Swill! C'è qualcuno che è venuto insieme a me? No, perfetto. Allora, qui c'è la forgia. Però sinceramente non sono sicuro di riuscire a fare già abbastanza cose per la forgia. Oh, pozioni già, perfetto. Se non sbaglio, uno dei perk di questa, se ho letto bene, è il fatto che le pozioni ne puoi averne 5 in più, cioè di base tu ne puoi avere 10, con questa ne potresti avere 15, il che non è male, perché più ne hai è meglio, insomma. Però vabbè, di base questa parte col sword. Ok, perfetto, la staffa lì è una maga, quindi fa più danni sicuro.
Che culo, c'è anche il coso qua. Ah no, sto scherzando, no? È la cosa che ho messo io. So, ovviamente ti fa anche volare, che roba, guarda. Che è la staffa migliore di questo. Un perk, buono, headshot rune. 50% di danni in più quando fai gli headshot, mamma mia. Se fai 1000 fai 2000, no scherzo, 1500. Della spada non ci servirà un cazzo. Infatti appena troviamo qualcos'altro, proprio la togliamo dal kill. Infatti, fuori dalle palle la spada. Questa è buona solo per gli scontri a corto raggio. Cioè, proprio. Da, non dalla distanza. Dov'è? Sto guardando. Si è buggato, non ci sto credendo. Forse non era da solo. Devo stare attento. Intanto mi curo. Anche se ho perso pochissima vita, però preferisco curarmi. Non si sa mai. Ok, uno è andato già. Buono. Oh, pozione. E c'è anche un'armatura, perfetto. Tutto mio! Tutto mio! Il trofeo è mio! Iniziamo bene, dai. Questa partita è profumata. Un'altra armatura? No. Lampeggiava di arancio, pensavo. Speravo più che pensavo. Revolver non ci serve. Andiamo qua. C'è qualcosa qua dentro? Abbiamo 29. Ci manca giusto uno per avere almeno abbastanza cose per fare un po' di armatura, perché ci serve. Ok. Armatura. E pozioni per la vita pure, va. Ah, come vedete, adesso posso farlo. Posso fare questo, cioè lo scroll della resurrezione, la pergamena, non so come vuole tradurlo in Italia. No, ci serve. Questo fucile fa bei danni comunque, soprattutto da corta distanza. Comunque quello si era buggato veramente. Old Forge non ci serve più un cazzo, ce ne possiamo andare. Cerchiamo di entrare dentro il raggio. Ma dove sta il mio compagno, per curiosità? Vedi che è morto? È morto! Ma dai, non ci voglio credere, è già schiattato! Che palle! E beh, come faccio a usare la. Come faccio a usare la cosa? Lo scroll per farlo rivivere? Non posso perché ha quittato, mamma mia, che coglione. Vabbè, oh, da solo sembra meglio che in brutta compagnia. Che io direi di andare a sud. Potrei sbagliare, però preferisco andare a sud. No, che okay, è semplicemente l'avviso che si sta chiudendo il cerchio. Ok, un'armatura, buono. Siamo già in 41, perfetto. 50 persone ci hanno già detto arrivederci e grazie. Tra cui il mio compagno. Madonna cara, sti casual. Ma tornate a giocare a Fortnite, che quello è il gioco perfetto per voi. Questo battle royale non vi è degno. È troppo superiore. Ormai l'ho deciso. Ah, minchia, è il castello. Puttana. Non so se mi conviene entrarci. E infatti il punto centrale è pure più lontano. No, no, la facciamo così. Facciamo che circumnavighiamo il punto sicuro, cercando di entrare in un'altra città senza farci vedere. Andiamo alla forgia, va. Devo fare poi subito perché si sta chiudendo il cerchio, porca puttana. Dai, dai, dai. C'è un'entrata superiore? No. Forse ne faccio pure due, dai. Oddio, non ci sto credendo, sono riuscito a farne fuori uno con la nebbia.
Ci sono andato vicino, Ero in due. Mi sono salvato per rotta la cuffia proprio. Beh, direi di scappare. Intanto il mio lavoro l'ho fatto. Cioè di rompere il cazzo l'ho fatto. Ho fatto morire uno. Oh, ricarica il fucile, grazie. Oh, la lotta, il lotta, il lotta, il lotta, veloce, prima che lotta qualcun altro. Merda, già l'hanno lottato. Anzi, è una buona occasione per vedere se sono in due da soli. Sembrerebbe di no. Non c'è nessuno. C'è un altro loot. Quanti cazzo di loot ci sono? 3000. Ma io direi di andare proprio alla forgia. Non ho molto tempo. Dai, andiamo al loot. Forse è la decisione peggiore, però vabbè, ormai stiamo in ballo e balliamo. Un'altra runa. Slag rifle e questo, perfetto. Niente, sta chiudendo, merda. Dovevo andare alla forgia per farmi l'armatura. Puttana, ci sta un'altra forgia qua vicino. Sì, ma sono tutte fuori. Puttana. Vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere senza armatura. Ok, direi di non entrare nel cerchio però all'istante. Perché sicuramente adesso la gente stava cercando di arrivare per salvarsi il culo, ovviamente. Siamo rimasti in nuve. Molti di loro saranno sicuramente in go. Ah, era un loot aperto, madò. Che cazzo è quella cosa che stavo guardando? Merda, mi tocca entrare. Sta casa ha un secondo piano. Proprio. È tipo tagliata a metà. Merda, ho sbagliato. Rimani in casa. L'ho sbagliato perché ha lanciato la cosa nel panico, perché l'ho visto di colpo, capito? Ok, non posso. Non posso trasformare più in casa. Mamma che gnubo, mamma mia. Intanto ci curiamo. Pure io non è che sono fortissimo, avrò mancato 60 volte il bersaglio, però. Cos'è? Vieni, vieni da papà, vieni. Ora però voglio. Cioè, per il momento, no? Voglio farvi una domanda. Sareste interessati, no, se vi dico che voglio rendere il canale un po' incentrato su questo gioco? Nel senso, mi sta catturando tantissimo, è proprio un piacere giocarlo, mi fa proprio con te. Vabbè, ne parliamo a fine video. Qua finiamo male, ecco infatti. Voleva. Headshot.
ma mo c'ho pure a me però. Si sta mettendo pure l'armatura, sto stronzo è andato alla forge. Differenza mia. Cosa mi ha trasformato in un pollo all'istante proprio, mamma mia. Vabbè, terzo, va bene, cioè posso, ci posso stare, dai. E solo che mi ha trasformato in un pollo all'istante proprio. Un colpo mi ha dato. Ah, ma erano in coppia. Bastardi, sono arrivati insieme in due. Vabbè, era una vittoria troppo facile. Beh, sono stati bravi, sono arrivati secondi entrambi. Cioè, primi entrambi. Io sono arrivato terzo da solo perché mio compagno è morto all'inizio, quindi. Cioè. Non dico, però dico. Vabbè, avevo detto che volevo fare tre partite all'inizio, però sai cosa? È meglio farne solo due perché sennò il video si procrastina troppo, diventa troppo lungo. Come stavo dicendo prima, avrei intenzione di rendere il canale un po' incentrato su questo gioco perché mi sta piacendo tantissimo. Però io voglio sentire i vostri pareri, perché voi potreste dire, vabbè, fai anche altro. Certo, farò anche altro, ci mancherebbe. Devo ancora... Ho in programma di fare ancora altre cose, quindi non vedo dove sia il problema. Però vorrei anche vorrei fare più video di questo. E anche Paladins, cioè tutti e due insieme, perché mi piacciono entrambi. Tanto, 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 tanto. Paladins, forse di più quando verrà il mio amico giù, che registreremo così insieme, se lui ha voglia, ovviamente si intende. Perché altrimenti anche da solo, lo farò anche da solo. Comunque fatemi sapere, spero che il video vi sia piaciuto. Sti video così al giorno al giorno, qua proprio... Quando mai ricapita che io non ne faccio, ne facevo uno da secoli, all'improvviso, proprio un video quasi ogni 2-3 giorni, e ultimamente anche quasi ogni giorno, quindi di che cazzo stiamo parlando, di che cazzo stiamo parlando, di che cazzo... Vabbè, basta. Ci vediamo al prossimo video, ciao pusillanimi!